Principio di realtà. Leonardo Tonini. Eravamo a New York, nella nostra casa e anche nel nostro quartiere, che a ben vedere non starebbe male a New York. In un vicolo c'era la nostra casa, ma bastava alzare lo sguardo per capire che eravamo a New York. E io ho trovato una bici da donna, una bici francese. Una bici francese anni 50, da donna, insieme ad altre bici, in una via di New York. C'era un lucchetto, ma il proprietario aveva dimenticato la chiave nel lucchetto. Le ruote erano sgonfie. Segno che la bici se ne stava lì, dove era, da almeno qualche mese. Allora mi sono permesso di far scattare la serratura e portarla via, come se niente fosse, in assoluta tranquillità. L'ho portata a mano da te. Se si fa una cosa fingendo una tranquillità assoluta, nessuno se ne accorge a New York, come dappertutto. L'ho portata a mano perché le gomme erano sgonfie. A pensarci adesso potevo fermarmi da un meccanico di biciclette. Poi la scena cambia. Eravamo al giorno dopo. Tu, della mia bici francese, ne avevi fatto una fioriera. Sul portapacchi avevi messo un vaso e piantato le primule. O forse erano gerani, non so. E anche dal cestino ora uscivano primule. O forse erano gerani, non so. E dalle ruote idem. Non so come c'eri riuscita, ma tra i razzi era tutto uno spuntare di fiori e di rampicanti. Insomma, la mia bici francese, la mia bellissima bicicletta francese, anni 50, così Nouvelle Vague, trovata in un quartiere di New York, nell'Over East, direi, dove ci sono ottimi ristoranti a un prezzo ragionevole, considerando che stiamo parlando di New York, trasformata da te in una fioriera. Inutile ogni mio sforzo. Da sempre i miei sogni si scontrano con la tua libertà di movimento. E anche nei miei sogni hai sempre fatto quello che volevi.